Dille Carlo Magno, mi avete mandato a chiamare, qual è il motivo della mia chiamata così urgente? Conte Orlando, mio amato nipote, il motivo della mia chiamata è che un esercito africano assedia le terre di Parigi e io sto chiamando tutti i paladini per avvisarle di questo evento. Non tema la maestà di Carlo Magno, che fin quando il mio cugino Orlando ed io e tutti i paladini saremo presenti, nessuno oserà torcermi un capello. Come avete visto in questo primo spezzone, siamo in un teatro dell'Opera dei Pupi del signor Garifo, lo avete visto già all'opera. E perché? Perché nella nostra pagina abbiamo l'opportunità di trattare vari, svariati argomenti della cultura popolare. Oggi sinceramente pensavo di farvi una sorpresa sperando che all'interno dell'Opera dei Pupi ci fosse qualche riferimento ai Magi o al presepe. Questo mi sono informato col maestro Garifo, non c'è, ma per noi non ha grande importanza. È giusto che sottolineiamo che l'Opera dei Pupi è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, patrimonio immateriale. Qualcuno si potrà chiedere perché patrimonio immateriale, nonostante i pupi siano notevolmente materici, no? Perché nell'opera dei pupi c'è ritmo, c'è improvvisazione e c'è testi, elaborazione di testi, e tutto questo è cultura immateriale. Infatti possiamo chiedere ai nostri due pupari, si avvicini prego, che proprio in questi giorni hanno registrato, come si potrebbe dire? Il ritmo. Raffaello Longo? Sì. Il ritmo? Allora, abbiamo registrato il ritmo della battaglia della scuola della famiglia Cagnò. In questi giorni quindi è venuto un professore della facoltà di lettere e ci è venuto a trovare, ha registrato e ha voluto capire in quante fasi fosse divisa l'intera battaglia. Perché c'è all'inizio lo squadrone, poi c'è la battaglia e poi ci sono i colpi. Queste sono le tre fasi in cui viene divisa la battaglia. Perfetto. Come vedete c'è tutta una cultura dietro l'Opera dei Pupi, perché è una materia molto ampia. Il signor Garifo è puparo perché conosce, ha imparato perfettamente già da piccolo, da giovanissimo, tutte le tecniche dei pupari in senso tradizionale e scientificamente tradizionale. E da chi ha imparato? Da Nino Vanino, dal nonno addirittura andavo a vedere l'opera dei pupi, dal nonno di Nino Vanino, che si chiamava Nino Canino. Avevo 5 anni quando andavo a vedere l'opera da Nino Canino e dal nonno prima. E poi dal papà alcune volte anche. Ecco. Bene. Sono entrato in questo tunnel e non sono più riuscito a venirne fuori. Perché ci ha preso gusto, Sì, perché si tratta di è passione. passione, non è su un vizio, ma con le mie risorse, con i miei risparmi e i miei sudori, sono riuscito ad avere quello che tu sai, Filippo, tu lo sai quante pupe c'ho e quante teatrine senza Esatto, montate c'ho. una notevole collezione ed una notevolissima esperienza. Vai via d'oro, vai per la mia beata, io vado a cercare la mia angelica. E qui dietro la porta del castello, e adesso non c'è. Sicuramente mio cugino Rinaldo ha fatto entrare dentro il suo castello. Adesso chiamerò mio cugino, mi deve consegnare Angelica. Ehi, dico Rinaldo, ehi del castello, vieni fuori Rinaldo, porta la mia Angelica. Attendi cugino, attendi. Ma che cosa sono questi casi? Vieni fuori, porta la mia Angelica. Ma perché forse Angelica è a casa mia? Sì,
Sicuramente tu l'avrai dentro il cartello e te ne vuoi sapere da te. Adesso me la deve consegnare. Calmati, cugino. Ti ho detto che io non ho visto Angelica. E anche se l'avrei visto, non la potevo far entrare dentro il mio cartello, essendoci mia moglie e mia figlia. È giusto, non sarebbe. No, tu mi devi consegnare Angelica, altrimenti ti farò provare il pilotaggio della mia dignità. Basta, cugino, poco ti temo e poco ti apprezzo. E non ti vantare della tua dignità, perché sai che dove c'è la mia spada furbetta, non taglia la tua dignità. Lo vedremo, cugino, adesso. Ti farò vedere quello che non hai mai visto. Ti farò pentire di essere nato. Bene, cugino, provalo a fare cuore delle altre. Io sono pronto, e anche io, cugino. Verrà! Combattere per una doccia, se costei non è presente. Invece, visto che tanto ci tieni, perché non andiamo a cercare Angeli? E quando l'abbiamo trovata, se ancora vuoi battaglia, ti darò soddisfazione. Va bene, stai attento, cugino. Se troverai Angelica fra due giorni, e qui non la porterai, sarà la tua figlia.